Mario e Antonio, nomi di fantasia, hanno entrambi 43 anni e vivono nelle Marche. Entrambi sono diventati paraplegici a causa di incidenti stradali ed entrambi hanno chiesto alle autorità sanitarie l'accesso al suicidio assistito, una materia controversa per la quale l'azienda sanitaria regionale si è affidata al comitato etico locale, come previsto dalla consulta con la sentenza 242 del 2019, la quale individua quattro condizioni necessarie: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, trattamenti di sostegno vitale attivi e capacità di intendere e volere. La Corte definì il principio, lasciando al Parlamento il compito, al momento inevaso, di legiferare nello specifico. Intanto si procede per tribunali e carte bollate. Nel caso di Mario, il comitato etico ha espresso dubbi sul farmaco da utilizzare per la dose letale, sulle modalità di somministrazione e sulla quantità necessaria. Stessa sorte dovrebbe toccare ad Antonio, per cui il giudice ha ordinato all'ASUR marchigiana di accertare le sue condizioni ed acquisire il parere del comitato etico, che comunque sulle procedure si è già dichiarato incompetente, in assenza di un protocollo di morte assistita che può solo scaturire da una legge nazionale. Piuttosto che partecipare a questa gara di morte, si finanzi finalmente il piano di cure palliative che appartiene a una legge approvata 12 anni fa e finora priva di risorse finanziarie, e si aiutino le famiglie in difficoltà, per esempio con l'approvazione della legge sui caregiver.